Buongiorno, volevo chiederle se ci sono centri di recupero per correggere uomini violenti. Esistono dei percorsi, sì. Questi percorsi sono più o meno lunghi, ma non tanto. Non è tanto importante la lunghezza. Si strutturano con un incontro a settimana, quindi hanno una durata circa di 6 mesi il primo percorso e di un anno circa o due il secondo, perché comunque c'è un anno in cui si lavora, un primo percorso in cui si lavora molto più sugli stereotipi, sulle emozioni, sugli agiti, e un altro invece in cui si affrontano determinati temi. Si arriva a questi percorsi su richiesta dell'autorità giudiziaria, quindi imposti, o per propria volontà. Vi dico che quando si fanno questi percorsi, ho visto persone, come vi ho raccontato prima, non lavorarci abbastanza, quindi lasciare, e ho visto anche però uomini toccare con mano la sofferenza che in qualche modo avevano causato. Mi ricordo uno in particolare, descrisse la prima volta con una superficialità assurda il fatto che aveva picchiato la propria donna con una sbranga di ferro. Ci tornammo dopo un po' di mesi. Lui la raccontò di nuovo e scoppiò a piangere. Scoppiò a piangere perché si era reso conto che la poteva ammazzare quella donna. Ragazzi, lavorare su se stessi, sulle proprie emozioni, forse voglio proprio parlare di più ai maschi. È fondamentale. Ok, le emozioni non sono, di nuovo ecco un altro stereotipo, un mondo femminile. No, è fondamentale che voi sappiate riconoscere la rabbia, perché se la riconoscete la potete anche verbalizzare, potete dire all'altro mi stai facendo arrabbiare, invece di alzare le mani. Ragazzi, se alzate le mani e succede forse qualcosa di irrimediabile. Poi non c'è solo il percorso, un percorso da fare, poi c'è la prigione, vi incastrate proprio per la vita, per non parlare del senso di colpa. Una volta un uomo disse in prigione: perché non mi avete fatto fare un percorso prima di arrivare a questo punto? Lui aveva ucciso la sua compagna. Sarebbe bello fare veramente con voi degli incontri, magari proprio per lavorare su questo, ok? Un bacio a tutti, ragazzi. Ciao.